Bettolle conferma la sua tradizione di città dei presepi e per il 17° anno le 5 contrade bettoline hanno dato il meglio allestendo delle vere e proprie opere d'arte. I 5 presepi hanno spaziato da rappresentazioni tradizionali a idee innovative e quasi rivoluzionarie che colpiscono turisti appassionati che ogni anno in questi giorni accorrono nel paese della Valdichiana. Monte Maggiore ha rievocato la storia della Natività con alcune figure stilizzate che rappresentano vari personaggi e che permettono di imparare a ricordare anche alcuni episodi meno noti alla maggioranza. La Ceppa, invece, ha scelto qualcosa di davvero inconsueto, ambientando la nascita di Gesù in Norvegia, esattamente in un fiordo, con un faro a simboleggiare la luce di Dio e il suo essere un punto di riferimento per tutta l'umanità. La Contrada Il Poggio, invece, ha deciso di concentrare tutto il suo presepe sulla figura di Maria, che si illumina e porta luce a tutti i fedeli, che posano lo sguardo su di lei e sul bambino a lei vicino. Se la Ceppa ha scelto la Norvegia, il Casato, ha voluto ambientare la sua storia ricostruendo un tipico villaggio della Valdichiana, con tutta la popolazione al lavoro mentre la Sacra Famiglia vigila su di loro. Le Caselle, invece, si sono collocate all'interno del convento francescano delle Celle di Cortona, con una piccola chicca con l'albero che riesce a germogliare, simboleggiando la vita che nasce.